Siamo in collegamento con l'assessore all'istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini. Grazie assessore per essere nuovamente in collegamento con noi. Ben trovata. Salve. Allora, ci siamo al via gli esami di maturità per tanti maturandi della nostra regione. Che esame di maturità sarà? È un esame di maturità sicuramente complicato nella misura in cui i nostri ragazzi hanno affrontato un anno che è stato sicuramente pesante. Non finirò mai di ringraziare tutto il personale scolastico, docente e non docente, i dirigenti scolastici, le famiglie, perché sicuramente è stato un anno complicato e naturalmente complicato lo è stato pure per i nostri studenti che si sono approcciati all'esame con paura, con una preparazione che probabilmente non li fa sentire totalmente tranquilli. Noi l'abbiamo sempre detto, sicuramente la didattica a distanza ha pesato anche in questo senso, ma ritengo che tutto il personale scolastico, i nostri docenti, ma anche i presidenti di commissione sapranno valutare l'emozione, le preoccupazioni, anche proprio il momento complicato che i nostri ragazzi hanno vissuto. Questo non dobbiamo dimenticarlo, ma sicuramente lo sanno loro e non lo dimenticano loro. È un colloquio e quindi come tale dovrà misurare quella che è la maturità che i nostri studenti hanno acquisito e non solo padroneggiare gli argomenti, per carità sarà pure una cosa importante, ma naturalmente la loro tranquillità e la loro serenità è quello che ci interessa di più. Certo, assolutamente, arrivano a questo esame di maturità veramente stressati, dal punto di vista psicologico è stato un anno, come lei ha sottolineato, molto difficile, hanno pagato un prezzo altissimo, chiuse le scuole, chiuse anche le possibilità di svolgere attività sportive, quindi veramente insomma ci vuole tanta comprensione per questi ragazzi che saranno indubbiamente molto più fragili in questo esame di maturità. Sì, alla fine a loro viene richiesto appunto di supportare attraverso un colloquio quelle che sono una serie di tesi e conoscenze che hanno potuto acquisire durante l'anno, quindi si richiede davvero una prova di maturità, la capacità in qualche maniera di mettere in relazione argomenti che hanno studiato. È ovvio che è mancato quel confronto che fisicamente comunque li rafforza, perché attraverso la didattica a distanza sicuramente hanno acquisito tutta una serie di conoscenze, ma lo sappiamo benissimo, tante volte dal proprio PC e dalla propria stanza, dalla propria casa, è molto più facile sostenere dei colloqui e delle interrogazioni. E chiaramente questo alla fine del percorso scolastico non li ha aiutati, ma proprio a fortificarsi, ad esercitarsi. Ritengo però che abbiano comunque acquisito quella maturità tale per cui potranno superare questo esame senza troppe difficoltà. E naturalmente, come lo scorso anno, è un esame che è facilitato, perché non si poteva chiedere onestamente dopo un anno complicato, ma anche l'anno scorso nel quale sono stati lasciati abbastanza soli, mentre quest'anno la didattica a distanza ha funzionato, l'anno scorso molto meno, e quindi non si poteva chiedere naturalmente a loro un esame così come quelli che abbiamo conosciuto negli anni passati. Certo, è un esame che si deve svolgere in sicurezza per la salute dei docenti e per la salute degli studenti e del personale naturalmente non docente, nel rispetto delle norme anti-Covid. Come vi siete attrezzati? Ma sicuramente la campagna vaccinale ha pesato favorevolmente, devo dire che c'è stata un'adesione massiccia dei nostri studenti, proprio perché a prescindere, devo dire, dall'esame di maturità hanno una grande voglia a tornare alla normalità, normalità che è mancata. Questo insieme al fatto che tutto il personale scolastico, docente e non docente, è stato proprio tra i primi ad essere vaccinato, sicuramente ci dà una certa tranquillità. Numeri che naturalmente sono piccoli per ogni giornata di studi, di modo che appunto possa essere consentito il distanziamento, e anche questo io credo che sia una cosa importante, quindi come dire tutti i presupposti affinché questo esame di Stato come lo scorso anno possa proseguire in totale tranquillità.
Chiaramente la stessa cosa, insomma, è valsa per gli studenti delle scuole medie che anche loro dovevano sostenere l'esame, un esame che si chiaramente anche questo in presenza di tutte le normative anti-Covid, anche per loro è stato un anno molto difficile. Sì, anche per i più piccini che hanno cominciato già ieri e che proseguiranno appunto con gli esami nei prossimi giorni, anche rispetto al loro esame, si chiede semplicemente, come dire, di argomentare davanti a quelli che sono i loro insegnanti proprio per dare una prova comunque di maturità e anche loro io ritengo abbiano superato davvero una prova estremamente importante. Quindi ci apprestiamo comunque per il prossimo anno scolastico davvero a ricominciare in totale tranquillità. È evidente che l'unica cosa, l'abbiamo detto dal principio, che ci consentirà l'avvio e il prosieguo di un anno in tranquillità sono le vaccinazioni. In questo periodo, per la verità, si è fatto molto disastro dal punto di vista della comunicazione rispetto ai vaccini. E devo dire che soprattutto il mondo della scuola ha risposto davvero in maniera eccezionale, nonostante una serie di dubbi assolutamente legittimi, perché quando la comunicazione in realtà non è chiara, non è univoca, si può in qualche maniera venir meno rispetto a quel rapporto di fiducia che invece si deve avere nei confronti delle istituzioni e lo Stato, prima di tutto il Ministero della Salute. Nonostante questo, il mondo della scuola, i nostri insegnanti e il personale non docente, devo dire che ha, come dire, resistito e ha continuato davvero ad operare in una maniera eccezionale. Anche i nostri ragazzi hanno mostrato una grande prova di maturità, è chiaro che nel loro caso ha pesato tantissimo la voglia di normalità. È chiaro che i ragazzi, l'abbiamo sempre detto, hanno pagato un prezzo alto, ma semplicemente perché la loro voglia di ricominciare la socialità da recuperare, che in questi mesi naturalmente gli è stata negata, li ha spinti ad aderire al piano vaccinale. Io mi auguro davvero che nei prossimi giorni si possa avere una comunicazione che sia forte, che sia univoca e che non lasci discrezionalità, perché non abbiamo la capacità di utilizzarla nella maniera opportuna. La maggior parte di noi, io per prima, non hanno assolutamente idea di quali siano i possibili problemi rispetto alle vaccinazioni. Non hanno idea di cosa realmente significhino dei vaccini e le differenze tra questi. Noi abbiamo bisogno quindi di una comunicazione che sia chiara, che sia univoca e che non ci lasci scegliere, perché si può scegliere in maniera libera quando si ha competenza e conoscenza. Del resto, questo ti insegna la scuola, l'istruzione. Una scelta non si può fare, non è una scelta davvero libera se non si hanno abbastanza informazioni. Noi non le abbiamo, abbiamo bisogno che lo Stato ci assicuri la totale sicurezza, quella insomma che almeno ogni farmaco, ogni vaccino ci deve in qualche maniera garantire, per stare tranquilli e per naturalmente ricominciare rispetto ad una pandemia che davvero ci ha distrutti. Certo, io credo che a questo punto della campagna vaccinale sia necessario, diciamo, dare un ruolo centrale ai medici di base che hanno la storia dei singoli pazienti e ai pediatri di libera scelta che conoscono naturalmente i loro bambini, così da poter dare tranquillità anche ai genitori che devono sottoporre chiaramente con i legittimi dubbi creati sicuramente da una comunicazione errata i loro figli al vaccino. Quindi forse così riusciremo a recuperare, insomma, gli indecisi, perché purtroppo adesso assistiamo, indipendentemente dal vaccino da inoculare, ad un crollo delle prenotazioni per quanto riguarda i vaccini. Sono assolutamente d'accordo. I medici di medicina generale, piuttosto che i pediatri, conoscono chiaramente i propri pazienti e quindi possono fare delle scelte più oculate. Del resto, noi mamme siamo abituate a rivolgerci ai pediatri quando i nostri figli devono sottoporsi alla vaccinazione. Naturalmente ci fidiamo per quel rapporto che si è costruito nel corso del tempo. E poi il Ministero della Salute, che chiaramente mi sembra quasi banale, debba indicare quelle che sono delle scelte chiare
che poi devono essere compiute da ciascuno di noi. È ovvio che solo il Ministero della Salute ci può garantire rispetto a quelle che poi devono essere le nostre azioni. Quindi, come dire, ridare il pallino in mano alla scienza, agli scienziati, a quelli che poi possono distinguere tra vaccini e possono consigliarci nel migliore dei modi. Prima di salutarci, rivolga un appello a tutti i maderandi della regione Campania. Ma il mio appello è quello di stare tranquilli. Avete davvero superato una prova che è immensa, che molti adulti non sono riusciti a superare nel migliore dei modi. E quindi dovete essere tranquilli perché avete fatto comunque del vostro meglio. L'appello io lo faccio in particolare ai nostri docenti e presidenti di commissione. Valutate non tanto quella che sarà la prova che sosterranno i nostri ragazzi, si possa complessiva rispetto a quello che è stato l'ultimo anno, quindi anche la maturità e anche le prove che hanno dovuto superare i nostri ragazzi nel corso di questi mesi. E ai ragazzi voglio dire che non è tanto importante il voto. Io so che nell'esame di Stato è ovvio che, come dire, ci sia una corsa al voto. Alla fine però voi sarete definiti da quello che farete giorno per giorno nei prossimi anni, per cui anche rispetto a questo non vi crucciate, non preoccupatevi per il voto che riceverete, se sia giusto o meno, se si è fatto più di quello che poi sarà il valore che vi verrà dato, valore numerico che vi verrà dato. Avrete comunque tanto tempo sicuramente per riaggiustare il tiro e per poter realizzare quelli che sono i vostri sogni. Quindi veramente tranquilli, in bocca al lupo a tutti. Grazie assessore, arrivederci e buon lavoro. Grazie, grazie a voi.